Do subito la parola a Lorenzo Frigerio, coordinatore nazionale di iperinformazione, che oggi ha proprio coordinato la commemorazione, il momento di memoria a Piazza Pia, Piazza Libera. Ho sentito questa sera tante cose molto importanti. Innanzitutto le parole del generale che ci sono state presentate all'inizio del discorso. Quell'intervista data a Bocca è una guida sempre utile e preziosa, soprattutto quando andiamo nelle scuole, perché ciascuna delle risposte date a quel giornalista che ho convocato in quel modo, mi ricordava adesso Carlo, sono un piccolo saggio di sociologia, di contrasto alla criminalità organizzata. Se voi prendete ciascuna delle risposte che lui dà a Bocca, trovate i pilastri su cui dovrebbe fondarsi la nazione di mafia, tanto dello Stato quanto della società. E quindi bene è stato risentire queste parole. E cosa dire, io non voglio aggiungere tante cose anche perché, come dicono a Bolzano, si è fatto la scelta. Venendo qua questa sera sentivo risuonare un po' ancora le parole di questo pomeriggio, tanto di Armando Spataro quanto dell'Arcivescovo di Milano, del PIN, e ho pensato di dirvi cose che dirò utilizzando quelle che sono state le parole chiave di questo pomeriggio, perché credo che completino il senso anche di questa serata. Intanto, la speranza del generale, qual era la speranza del generale? Suo figlio nato nel libro Diritto Imperfetto la chiama la speranza dello Stato nuovo. E cos'è questo Stato nuovo? È quello che ci ricordava adesso nipote del generale, l'idea della comunità. Un'idea della comunità che non era campata per aria, che non era legata a chissà quale idea di palingenesi, ma era soltanto la richiesta di inverare quello che era scritto nella Costituzione. E se noi troviamo un filo rosso in tutti gli impegni, in tutte le attività, in tutti i ruoli che ha svolto il generale e poi il prefetto della Chiesa, noi troveremo la costante di questo richiamo ai valori della Costituzione. Costituzione che è un testo fondamentale, bellissimo, che ci richiama a quell'idea di comunità, che ci parla di un paese dove esercitare i diritti non è un lusso, ma è un diritto, perché è accompagnato da una serie di doveri. Io non so se dalla Chiesa andrò incontro a quella che è una fine abbastanza annunciata soltanto perché è un soldato. Di certo mi ha colpito il fatto che in quei 100 giorni che lui svolge a Palermo, lui che era uomo della repressione, era un generale dell'arma dei carabinieri, che era mai uccidi sulla pelle, provò a giocarsi su altri registri, sul registro della prevenzione e sul registro della promozione. Quel richiamo che io vi fa nell'intervista a Bocca, dove dice appunto: ho capito qual è la chiave, l'abbiamo risentito questa sera, no? Facciamo in modo che quei diritti non siano più favori, ma siano realmente diritti esigibili. E in un incontro che io vi fa in quei 100 giorni, parlando con dei genitori e con degli studenti sulla questione della droga, fare chiaro sempre a quest'idea dello Stato nuovo. Dice: si parli di fatti, si evitino le troppe parole, non abbiamo molto tempo a disposizione e occorre imporre alla situazione un ritmo veloce. C'è soltanto il presagio della fine che farà? Io non credo. Lui aveva molto chiaro, proprio perché aveva impersonato lo Stato in diversi ruoli, in diversi momenti della storia del nostro paese. L'incontro di questa sera richiama la storia di un uomo in generale, ma la storia di un paese. Lui aveva ben chiaro come poteva finire il nostro paese se non si fosse posto mano con fretta ad alcune questioni.
e ce le siamo ritrovate tutte adesso, quelle cose che richiamava Carlo. Occorre un forte convincimento personale, la volontà e la consapevolezza di fare del bene. Ecco perché il mio intervento qui è tutt'altro che formale. Io non posso mettere in bilancio che dei giovani si affaccino alla società con la spina dorsale fessa. Non posso ritenere che tutto ciò sia inevitabile. Qui stava parlando la platea di persone o degli operatori della sanità su un tema che in quel momento era la faccia più chiara del problema affronto, il traffico di sostanze stupefacenti, in un contesto come quello di Palermo, in un contesto come era quello italiano, dove i ragazzi morivano veramente senza che ci fosse una contabilità, perché era una contabilità veramente drammatica. Io non posso, appunto, diceva, mettere in bilancio che dei giovani si affacciano alla società con la schiena dorsale fessa. Non posso ritenere che tutto ciò sia inevitabile. Avremmo già perso la nostra battaglia se ritenessimo di non poter fare nulla per riportarli a vivere l'ambiente della gioia e fare in modo che siano protagonisti di un avvenire costruito con le proprie mani. Per questo tutti dovremmo essere uniti, perché non si è soltanto padroni della propria personalità ma anche dei propri diritti. E ancora, non dobbiamo genufletterci, perché siamo tutti portatori di meningi e di valori spirituali. Rivalutare e difendere le une e gli altri vuol dire non privarci degli unici strumenti che ci possono consentire di rimanere i veri protagonisti del nostro destino. Ecco, queste parole nell'82, all'indomani della morte di La Torre, pronunciata davanti a un pubblico del genere, per un attimo mettiamoci dall'altra parte del tavolo, di chi l'ha ascoltato. Più della persona, io immagino, in quel momento abbia pensato, ma quello è il generale che ha sconfitto il terrorismo. Soltanto perché adesso ha la giacca anziché il cappello del carabiniere cambia linguaggio. O forse non è stato anche lui portato dagli avvenimenti a capire che la repressione soltanto non era sufficiente. Lo dice in quell'intervista, lo affida a quelle parole. Però lo mette anche in pratica, perché lui in quei 100 giorni non sarà soltanto quello che ordinerà alla finanza di fare determinati accertamenti, non sarà soltanto quello che cercherà di far parlare l'arma dei carabinieri con la polizia di Stato, ma sarà anche un uomo, appunto, che va a parlare agli imprenditori, ai maestri del lavoro, ai giovani, ai genitori. L'uomo della repressione, almeno l'uomo che in quel momento impersonava la forza dello Stato, la forza delle armi dello Stato, aveva vinto la battaglia contro il terrorismo, che usa un altro linguaggio. Io questo trovo che sia di una attualità straordinaria, perché ci consente di comprendere come quella fedeltà alla Costituzione lo abbia portato, a seconda del ruolo che aveva impersonato, fino a quell'ultimo ruolo, a capire che la battaglia contro la criminalità organizzata, contro la corruzione, richiedeva il contributo di ciascun cittadino. Non poteva essere soltanto una questione di guardie e di ladri, non poteva cioè essere affidata soltanto alla magistratura. Hai ragione, Carlo, quando dici oggi ci affidiamo alla magistratura, alle forze dell'ordine per risolvere problemi che dovrebbe risolvere il legislativo e l'esecutivo, la politica. La politica. Lui non le manda a dire ai politici. Si chiamassero Andreotti, si chiamassero Martellucci e le persone che aveva incontrato andando a Palermo. Ma lui non le manda a dire, era legittimato a dire quelle cose, perché dopo aver condotto una vita che era incominciata, appunto, Cenati lo ricordava, anche combattendo i nazifascisti a fianco dei partigiani. Poi lui aveva avuto una progressione all'interno dell'arma dei carabinieri che lo aveva portato ad assumere dei ruoli che poi, sul finire della sua esperienza professionale umana, lo avevano portato a fare queste considerazioni. Il prefetto della Chiesa è figlio del generale della Chiesa. Non ce lo dimentichiamo questo. Non sono due personaggi scissi. Ancora oggi, tra l'organizzazione di questo momento e questa serata,
mi sono fermato a leggere alcune delle cose che compaiono su questi benedetti social. Ancora qualcuno che scrive, ma insomma questo generale che girava con un'utilitaria guidata dalla moglie a Palermo non poteva difendersi in un altro modo. Ancora qui siamo, ancora qua, lo spiegavo molto chiaramente, che non c'è il tempo, ma basta leggersi appunto Diritto Imperfetto o gli scritti che Nando ha raccolto con il titolo di Il nome del popolo italiano, per vedere come lui contasse sull'effetto sorpresa. Quindi non è, aveva capito che non è che presentandosi girando per le vie di Palermo con carro armato poteva sconfiggere la mafia, era altro il registro da adottare, e in quel registro che aveva adottato c'era anche questa sua imprevedibilità che lo portava una sera a fare una strada, una sera sulla macchina guidata da Busso, un'altra sera sull'utilitaria guidata da sua moglie. Ecco, il prefetto della Chiesa è il figlio del generale della Chiesa. E noi non avremmo avuto quell'uomo che ha lasciato quel testamento in quell'intervista, ma in tante altre prese di posizione che ci indicano qual è la strada oggi per contrastare la mafia, se non ci fosse stato il generale. Spesso e volentieri mi capita di sentire raccontare di lui come due momenti diversi. E no, c'è una connessione. Il prefetto davvero, non trovo altra immagine questa sera per dire che è figlio del generale, perché credo che ci sia stata una maturità, una consapevolezza, una crescita sua anche di conoscenza, di esperienza, che è stata progressiva. Lui la mafia l'aveva già incontrata decenni prima di me, però l'affronta in modo diverso. E allora credo che in questo, in questa sua fedeltà alla Costituzione vada trovato un po' il filo rosso della sua esperienza umana e professionale. Abbiamo ricordato le parole del Cardinal Martini, la scelta che a un certo momento sia lui che la donna che aveva deciso di stare al suo fianco, la moglie che dalla Chiesa aveva portato con sé a Palermo, avevano due strade in quei 100 giorni. Affidarsi alla disperazione in un contesto dove anche andare a ristorante o a una festa voleva dire compromettersi, era un contesto che provocava sicuramente disperazione perché non sapevi dove sbattere la testa. Però dall'altra parte c'era la speranza di poter cambiare le cose, e lui fino all'ultimo si è giocato le carte sulla speranza, non sulla disperazione. Ecco, di questo noi dobbiamo essere grati, perché se, come diceva oggi Del Pini, quella speranza si è fatta storia, è proprio perché lui e le persone che stavano con lui, sono morte con lui e Carini, hanno deciso che valesse la pena provare. E io credo che questa sia la lezione che ci lascia oggi. In un contesto, che ce l'ha scritto Nando nel messaggio che ci ha mandato, è particolarmente complicato. Stamattina, oggi pomeriggio, abbiamo letto quando a un certo punto Nando dice: vorrei sempre più vedere un'Italia consapevole degli insegnamenti che la vita di mio padre ha offerto a chi desidera costruire un paese più giusto, che ha la gratitudine dei sentimenti, sempre importante, e guai se non ci fosse, aggiungo io, si accompagni la gratitudine dei valori e delle opere quotidiane. Ecco, questi valori e opere quotidiane che sono il lascito del generale della Chiesa, del prefetto della Chiesa, dice Nando, sarà fonte di convinzioni alte e forti dell'incertezza dei tempi, ricordato prima Carlo. Ecco, credo che questo sia il motivo per cui quest'anno abbiamo voluto dare questo segnale, in un momento in cui davvero le istituzioni fanno fatica ad avere quella credibilità, perché non c'è autorevolezza, ma non c'è autorevolezza perché manca la coerenza. Quello che ricordavi tu prima, richiamarci a questa speranza vuol dire che in alcuni momenti forse bisogna buttare anche il cuore contro lo Stato, quando anche l'impresa si fa difficile. Dalla Chiesa non ha tirato indietro il passo, è andato avanti nella speranza che ci fossero altri a prendere il suo posto. Ora manca fidelmente la
suo padre, però, di Carraro, che organizza sull'impegno, che ricordo che di Emanuele di Carraro di Pegno. E allora vorrei passare la parola ricordando oltretutto quello che è stato detto, quello che è ereditato, insomma, le sue intuizioni, le sue prime anche le intuizioni che hanno portato da Max professor di Palermo, che sono rimaste nella storia, da quella vicenda drammatica quanto impegno è nato, quanti giovani sono cresciuti, hanno studiato, stanno lavorando su quell'impegno e su quell'ideale. Quell'impegno che si rinnova costantemente, il nostro compito è rinnovare per farlo vivere. E do la parola a Laura per pensare a una grande parola. Cara Manuela, sono trascorsi 36 anni, una vita, da quella triste sera, e quest'oggi vorrei assicurarti, e quanto a Carlo Alberto, che i tuoi nipoti, quelli che hanno appena apprezzato e quelli che non hai mai conosciuto, hanno il tuo stesso sguardo limpido e aperto verso il mondo, la tua stessa curiosità verso l'universo, libera della paura che in questi giorni faranno una parte del paese. Essi hanno, quali più quali meno, l'età che avete tu quando ci hai lasciato. Sono uomini e donne maturi, onestamente consapevoli, come lo eri tu, delle loro fortune e dei privilegi di cui godono, e capaci di conoscere in ogni essere quel tratto di umanità che ci distingue tutti e che ti ha portato a restituire al prossimo, meno fortunato, parte della forza dell'amore che tu godevi. Come te, essi sanno valorizzare il contributo, quel numero deve e può dare la costruzione della società civile. Ciascuno con la sua priorità, secondo le sue capacità, senza meccanismi, superando quel tratto di costraggio generoso di cui appunto si stata capace, e gli stretti limiti degli interessi familiari, di tanti campanile, aprendosi verso un orizzonte molto più ampio ed elevato di comunità e di paese. Essi coltivano la cultura del rispetto cui sono stati educati, che nasce dal rispetto delle culture, ciascuna con la sua dignità, a dispetto delle naturali diversità, e di ciò vi ricorda un entusiastico abbraccio della natura e del mondo siciliano. E lasciami aggiungere, benché piuttosto silenziosi, poiché non usi viaggiare sulla padre, essi non sono soli, ma rappresentano una quota consistente della nostra travagliata gioventù. Vorrei anche dirvi quanto è stato duro, difficile e spesso doloroso combattere in silenzio e con il silenzio i tentativi, anche se umanamente comprensibili, di stravolgere la tua semplice umanità per farne un modello fuori dall'ordinario. E di Giacomo, arrivare a una distanza inesistente dal tuo prossimo, elevandoti ancora perfetta ed irraggiungibile, laddove viceversa la tua naturale disarmante volontà, la tua essenza generosa, erano più che sufficienti a qualificare la tua indole semplice e comune. Siamo stati educati alla generosità, all'attenzione al prossimo, allo sguardo verso la diffusa sofferenza umana, e mi piacerebbe che anche tu sapessi quanto sono tutto e potuto fare per i miei pazienti, in Italia e all'estero, continuando in un modo diverso i tuoi progetti di vita solidale. E come non ricordare in questi giorni, in cui in cultura di incompetenza pagano anche valori, che nel 68 è votato controcorrente, contro le semplificazioni estreme del sapere, contro l'opportunismo delle rilasce del qualificativismo esasperato, anticamera dell'impegno individuale e delle responsabilità, propugnando il valore dello studio e dell'impegno, della conoscenza e dell'apprendimento. Vorrei rassicurarti che non ho mai smesso neppure un giorno di studiare e approfondire, di sforzarmi di capire, di ricercare, di migliorarmi, perché beneficiare del mio agire medico e umano potessero e possano valere dei frutti del mio sapere, per poter restituire alla comunità in cui voglio i benefici almeno una parte di quel che ne ottengo, nella piena consapevolezza del piacere e della gioia che mi arrivano anche negli altri. So di dirvi certe cose che voi ben conoscete, che avete praticato, per cui vi siete consapevolmente sacrificati, ma non dire oggi desidero ricordarlo tutti noi. E voglio infine ricordarvi che, come voi, non ho mai smesso di sognare né di credere nella possibilità di cambiare la realtà a partire dall'impegno, dal sacrificio, dall'accoglienza e dall'amore. Con l'affetto e la dolcezza di sempre, mi spingo con te, Paolo.
Grazie Presidente Ferrata, vi ringrazio i nostri ospiti per gli interventi, i contributi che ci sono stati arrivati, a varie parti, e volevo ricordare che andando alla Chiesa per il presente a Palermo, che proprio siamo del 3 settembre, e Paolo Gentilarraro in missione con Medici Senza Frontiere. Vi ringrazio tutti quanti per la partecipazione, vi fanno occasioni alla scuola Capomento e l'Ancona per continuare queste discussioni, sempre per agire nel presente, nel territorio, nelle scuole e nell'educazione. Grazie a tutti.